abbiamo l'idiozia, abbiamo le catene mentali per ritenerci liberi e indipendenti. Gli Stati Uniti hanno fatto saltare in aria il gasdotto Nord Stream e ci hanno pure presi per il sedere dicendoci ma potrebbe essere stato un gruppo pro-ucraino. Davanti a una cosa del genere, un paese, uno Stato minimamente dignitoso avrebbe troncato ogni rapporto diplomatico. È un attentato. Non è successo niente del genere. E ancora oggi, anzi, sempre più esercitazioni militari, fondi per la difesa sempre più alti. Comanda lo zio Sam e gli schiavi obbediscono. Obbediscono gli schiavi italiani, obbediscono gli schiavi tedeschi, gli schiavi francesi, gli schiavi inglesi. Noi dobbiamo smetterla di obbedire, dobbiamo smetterla di pensare che i nostri interessi siano gli stessi di quelli del padrone. Dobbiamo smetterla di pensare che quando il padrone invade casa nostra, bombarda altri paesi, mette sanzioni, caccia diplomatici e lancia nel mondo, vomita la sua propaganda, lo faccia per il nostro bene. Non è vero. I nostri interessi, gli interessi di tutti i popoli del mondo e finanche anche gli interessi della stragrande maggioranza dei cittadini statunitensi sono diametralmente opposti e inconciliabili a quelli dell'oligarchia di Washington. Eppure fin dalla più tenera età ci viene detto che dobbiamo obbedire all'oligarchia di Washington. Aprite i libri delle elementari, aprite i libri delle superiori e vi parlano di integrazione europea, vi parlano dei valori europei. Quali sono i valori europei? Quelli che abbiamo fatto conoscere alla Libia, quelli che abbiamo fatto conoscere all'Afghanistan, alla Serbia, quelli che abbiamo fatto conoscere all'Iraq o al Sud America o ai paesi africani. Quali sono i valori europei? Quelli dei manifestanti contro cui la polizia olandese 2 anni fa sparava ad Amsterdam? Quelli che sono stati fatti conoscere ai gilet gialli con le decine di morti, centinaia di mutilati e migliaia di arrestati che abbiamo conosciuto a pochi chilometri dall'Italia dal 2017 ad oggi? Sono questi i valori europei che dovremmo difendere? Quali sono i valori europei? Le milizie neonaziste che l'Occidente ha finanziato per devastare l'Ucraina, per prendere il controllo dell'Ucraina? Questi sarebbero i valori europei? Il golpe di Euromaidan, il battaglione Azov, sarebbero questi i valori europei? La Blackwater americana, il waterboarding contro gli arabi presi prigionieri, Guantanamo, le sanzioni contro Cuba, le sanzioni contro il Venezuela, i massacri e i danni della popolazione irachena e afghana, le sanzioni contro la popolazione siriana, il massacro della popolazione libica. Sono questi i valori europei che dovremmo difendere? Per qualcuno sì, per qualcuno sono questi i valori europei. E noi dovremmo essere pronti da bravi schiavetti, ora che il padrone ha deciso che è il momento di fare la guerra contro la Russia e contro la Cina, dovremmo essere pronti ad arruolarci. La Polonia ha richiamato i riservisti, la Lituania ha ripristinato la leva obbligatoria, la Germania alza la spesa militare, lo stesso sta facendo l'Italia. Quando si votò per l'aumento della spesa militare, ricordatevi tutti che soltanto 9 parlamentari dissero di no. Tutti gli altri, Partito Democratico, Azione, 5 Stelle, Più Europa, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, hanno tutti votato sì per obbedire allo zio Sam. Quanto passerà perché una volta finiti gli ucraini, che quel criminale di Zelensky manda a morire nel fango? Quanto servirà prima che inizieranno a mandare i polacchi? Quanto inizierà prima che sarà il turno dei rumeni e poi magari il turno dei tedeschi, degli italiani, dei francesi? E voi ce lo volete vostro figlio al fronte a morire per Washington? Ce lo volete in mezzo alle bandiere con le svastiche della NATO a difendere l'Europa? Ce l'hanno già detto, non è niente di nuovo.
Se voi prendete i manifesti del Terzo Reich, della Francia di Vichy, della Repubblica di Salò, vedete in molti di questi la crociata europea contro il bolscevismo, difendere l'Europa dalle orde asiatiche. Difendere l'Europa dalle orde asiatiche. L'ultima volta che qualcuno è venuto a dircelo, sono morti centinaia di migliaia di italiani. Sono morti nei campi di sterminio, sono morti a cercare di invadere l'Unione Sovietica, sono morti in Grecia quando abbiamo tradito un popolo che storicamente è sempre stato nostro fratello, sono morti in Albania quando siamo andati a cercare di opprimere e massacrare gli albanesi, sono morti in tutte le terre jugoslave quando abbiamo cercato anche lì di massacrare gli slavi, sono morti nel Nord Africa. Centinaia di migliaia di italiani mandati a morire perché anche lì qualcuno ci diceva di difendere i valori europei e adesso ci dicono nuovamente a 100 anni di distanza che è arrivato il momento di mettersi l'elmetto, salutare romanamente e invadere la Russia per difendere i valori europei. Ce lo dicono di nuovo le stesse identiche frasi, le stesse identiche frasi. E qua ci sono ancora italiani, italiani da cortile, che sono ancora pronti a mettersi l'elmetto e a farsi sparare per il padrone. Pensiamo all'Ucraina. L'Ucraina è stato lo Stato dell'Unione Sovietica che in proporzione alla sua popolazione ha pagato più alto, ha pagato in maniera più alta la lotta contro il nazismo. 8 milioni di soldati ucraini e civili sono morti assieme agli altri soldati dell'Armata Rossa, insieme agli altri cittadini sovietici contro l'invasione nazifascista. Questo era l'Ucraina. Fino al 2014, il 9 maggio, giorno della vittoria, in tutte le città ucraine si vedevano immense manifestazioni a ricordo degli ucraini che insieme a tutti gli altri popoli dell'Unione Sovietica avevano sconfitto la barbarie nazista, pagando un altissimo prezzo di sangue. Sono bastati 10 anni, 10 anni per convincere, per inculcare nella mente di milioni di ucraini che hanno fatto parte del popolo che più di tutti gli altri ha pagato col proprio sangue la vittoria contro il nazismo, i cui figli sono arrivati fin sulla cima del Reichstag e hanno issato la bandiera dell'Unione Sovietica su questo. Sono bastati 10 anni per convincere milioni di ucraini, i cui nonni sono morti da partigiani, sono morti nelle trincee, sono morti nei campi di sterminio, che avevano ragione gli altri, che Bandera è l'eroe nazionale, che chi invece di combattere i nazisti si alleava con loro per sterminare gli ebrei era il vero eroe della patria. 10 anni sono bastati. 10 anni. Da noi sono 70 anni che va avanti questa cosa e lo vediamo, revisionismo storico, la resistenza alla fine, sì, vabbè, alla fine erano tutti uguali, uguali. Chi metteva nei campi di concentramento gli ebrei, chi fucilava Marzabotto, gli italiani, Fosse Ardeatine, chi occupava il paese era uguale ai patrioti che cercavano di liberarlo, ci viene insegnato questo. Colonialismo dell'Italia liberale fascista in Libia, nessuno sa che centinaia di migliaia di libici sono stati sterminati dalle forze del Regno d'Italia. Nessuno lo sa. E anche a noi insegnano l'impero. Etiopia, uguale. Bombardati col gas. Graziani, Badoglio, il gas contro gli etiopi. Etiope, l'unico stato indipendente dell'Africa. Il duce, quando tutti mettevano la fede d'oro per mandare a ammazzare gli etiopi, ordinava di buttare il gas sopra gli eroici etiopi che resistevano. E gli italiani, che dovrebbero sapere, che storicamente hanno sempre saputo quanto è importante la libertà nazionale e quanto cara bisogna pagarla l'indipendenza, erano tutti lì a mettere la fede. Anche lì sono bastati 10 anni. Nel 22 mezza Italia era pronta alla guerra civile contro i fascisti e per colpa di pochi traditori ce li siamo trovati al governo.
10 anni dopo gli italiani erano a mettere la fede nel matrimonio per far gasare gli etiopi. 10 anni dopo com'era l'Italia? In macerie, distrutta da un capo all'altro, con i tedeschi che sterminavano liberamente i paesi italiani. Ci viene detto che soprattutto dopo che i partigiani hanno cacciato i tedeschi, e nel 49, grazie alla Democrazia Cristiana, grazie ai brogli elettorali del 48 fatti dagli Stati Uniti, si riuscì a far entrare l'Italia nella NATO, nonostante la stragrande maggioranza degli italiani, dei lavoratori italiani, fossero contrari, ci viene detto che l'Italia sarebbe entrata nella parte più evoluta, più progredita, più libera del mondo. Andatelo a vedere nella storia, questa parte libera del mondo, che con Scelba, con le lotte contadine, con la mafia, con la strategia della tensione, col terrorismo, ha fatto conoscere al popolo italiano decenni di sangue, decenni di controllo, decenni di dittatura. Portella delle Ginestre, non se lo ricorda nessuno. Sotto mandato americano, mafiosi e membri della decima massa di Giulio Valerio Borghese sparano contro i contadini che vengono massacrati. È la prima strage degli anni, è la prima strage politica in Italia nel dopoguerra. Da quel momento lì l'Italia diventa completamente una colonia americana. E chi ha provato a ribellarsi è stato massacrato. Chi ha provato a chiedere un tozzo di pane in più è stato massacrato. Ora noi diciamo la dittatura lì, di qua, di su, di giù. Chi ha vissuto negli anni 60, 50, 70 si ricorderà che leggendo i giornali, ascoltando la televisione, poteva vedere come ogni giorno, ogni volta che c'era una manifestazione ci scappava il morto, spesso e volentieri tra i manifestanti. Modena, Reggio Emilia, per fare due esempi, e questi non dello stragismo, ammazzati dalla polizia dello Stato italiano. Questo accadeva nei paesi liberi. Con le bombe nucleari americane e con le centinaia di migliaia di soldati americani in tutta Europa. E ci viene detto quindi, attraverso quest'opera di revisionismo storico, che tutto questo andrebbe bene. Io vi dico che noi, ogni italiano cosciente, ogni europeo cosciente, ogni cittadino di questo mondo, che non sia un milionario, che non sia un oligarca di Washington, può dirvi che è tutto falso, che non è vero. Noi abbiamo la sfortuna di essere nostro malgrado nella parte più arretrata, più reazionaria del mondo, la parte più corrotta, la parte più liberticida, la parte più marcia e morente del mondo. Guardiamoci in faccia, l'Occidente continua a dire di dominare il mondo, gli Stati Uniti fingono di potersi ancora permettere di andare in Arabia Saudita, di andare in India a dettar legge. Non è più così. Quando gli Stati Uniti vanno in Arabia Saudita per chiedere di aumentare la produzione di petrolio, l'Arabia Saudita risponde abbassandola di 800.000 barili al giorno. Quando gli Stati Uniti vanno in India a chiedere a quel gigante asiatico di mettere le sanzioni contro la Russia, do la mano perché sei bravo. Venga con noi in piazza. Ci lasci contatto e venga con noi in piazza. Guarda, io quanto posso lì perché sono impegnato. Gli lasci contatto. Quando vanno in India, gli indiani gli chiudono la porta in faccia e aumentano gli scambi commerciali con la Russia. Quando vanno in Indonesia, uguale, abbiamo il primo ministro indonesiano che dice che a tutti gli stati dell'ASEAN, come mai nessuno sa cos'è l'ASEAN? Perché Unione Europea, NATO, CECA, sappiamo tutti, ASEAN non lo sa nessuno, come mai? L'integrazione economica eurasiatica, che cos'è? Perché nessuno lo sa? Non lo sa nessuno. Non avete studiato? Studia di notte lui. Quando vanno in Indonesia, gli indonesiani gli rispondono che è arrivato il momento di smetterla col monopolio delle carte di credito, della Visa e della Mastercard, e che è il momento di cacciarne dal governo, cacciarne dai circuiti economici. Quando vanno in Malesia, 42 milioni di abitanti, più piccola dell'Italia, la Malesia. Dov'è la Malesia? Sul planisfero, dov'è? Non lo sa nessuno.
Dov'è Los Angeles? Lo sanno tutti. Quando gli Stati Uniti vanno dalla Malesia a dirgli di commerciare col dollaro, la Malesia dice che invece riafferma la partnership economica con la Cina e che bisogna cacciare via il dollaro dal suo posto di monopolio internazionale. Questo sta succedendo nel mondo. I paesi africani cacciano a calci la dominazione francese, i paesi asiatici si coalizzano per cacciare gli Stati Uniti e per impedire agli americani di portare la guerra nel Pacifico attraverso l'Australia, la Corea del Sud e l'autorità di Taiwan. In Sud America, quando vanno a chiedere al Brasile di mandare armi all'Ucraina, il Brasile dice no, fuori discussione, non se ne parla neanche. Quando chiedono al Brasile di firmare il documento del Forum Internazionale per la Democrazia, organizzato dal demente senile Biden a Washington pochi giorni fa, il Brasile si rifiuta e gli dice non si pensa nemmeno. Quando chiedono al Messico di mettere sanzioni, di rompere i collegamenti diplomatici con la Russia, il Messico risponde citando in giudizio le aziende di armi americane per il supporto che queste fanno col contrabbando ai cartelli della droga. Questo succede nel mondo. Questo, popoli che hanno la testa sulle spalle, che tengono alla loro dignità, stanno facendo in tutto il mondo. Dagli indonesiani ai venezuelani, dai messicani ai serbi, dagli argentini ai cinesi, tutti stanno prendendo a calci gli americani. Noi che siamo italiani, che siamo un popolo degno come tutti gli altri, non lo facciamo. Noi preferiamo abbassare la testa e tenerci le frustate. Quando gli americani ci dicono di vestirci come gli americani, di guardare i social network americani, di parlare coi termini americani, di far prostituire le nostre figlie, le nostre sorelle, le nostre compagne di classe su OnlyFans, come è diventata moda anche grazie agli articoli del Corriere della Sera, di Repubblica, noi diciamo sì, che figata. E vediamo che ci sono ragazzi italiani che hanno la fidanzata che si prostituisce su internet. E vediamo che ci sono ragazze italiane che dicono, che male c'è, mi prostituisco su internet. E tutto questo perché lo zio Sam ce l'ha inculcato nel cervello. E vediamo che ci viene detto di vestirci come gli americani, di scimmiottarli. E noi come il padrone, come lo schiavo che era al servizio del padrone tutto in gingheri, lo facciamo. E ci sono i ragazzi e le ragazze italiane che vanno in giro per le nostre città ridicoli, agghindati come gli americani, agghindati come quello che ordinano da Washington. E li vedi, guardano su Instagram l'influencer Fedez, la Ferragni, qualche miliardario che non ha mai lavorato un giorno nella propria vita, e lo imitano e si fanno i capelli come gli americani e si vestono come gli americani e parlano come gli americani. Questo è colonialismo, non c'è altro modo per definirlo. E noi che ci vestiamo, che parliamo, che pensiamo, che obbediamo agli americani, siamo ridicoli e abbiamo perso la dignità. E i nostri politici sono prostitute degli americani. E noi dobbiamo capire che dobbiamo ribellarci e liberarci. E dobbiamo fare come fecero i vietnamiti, poverissimi, che non avevano altro che le proprie mani e i campi di riso. E li hanno cacciati via. E li hanno cacciati via. Dobbiamo fare come stanno facendo gli africani del Mali, della Repubblica Centrafricana, come stanno facendo i siriani, come stanno facendo i palestinesi, come stanno facendo gli iracheni. Dobbiamo cacciarli via. Dobbiamo fare come stanno facendo i popoli del Sud America, come stanno facendo i cubani, i venezuelani, come hanno cercato di fare i peruviani, come stanno facendo i colombiani, i messicani, i nicaraguensi. Dobbiamo cacciarli via
Dobbiamo smetterla di parlare come gli americani, dobbiamo smetterla di vestirci come si vestono gli americani, di pensare come pensano gli americani, dobbiamo smetterla di avere la loro bandiera sui nostri vestiti, se a casa sui jeans, sui pantaloni, sulle giacche avete quella pezza disgustosa stelle e strisce, se voi siete dotati di un briciolo di dignità, questa sera la strappate. E se non riuscite a strapparla, cacciate via il vestito e vi sforzate di parlare italiano, e se volete imparare un'altra lingua, è pieno di lingue, imparate l'arabo, il russo, il cinese, le lingue indiane, le lingue africane, imparate lo spagnolo, imparate il francese, smettete di parlare la lingua del padrone, smettetela di ascoltare il padrone, smettetela di nutrirvi delle balle del padrone, di credere che il padrone voglia il bene per voi. Non lo vuole. Il padrone vuole la nostra miseria e la nostra sottomissione. Come in tutto il mondo li stanno cacciando anche qua in Italia, noi dobbiamo cacciarli. Lo dobbiamo alle generazioni di italiani che hanno combattuto per la libertà e l'indipendenza e che hanno sostenuto le lotte per la liberazione in tutto il mondo. Noi dobbiamo lottare contro questa feccia, contro questa dittatura internazionale che affama, distrugge e porta la guerra e la morte in giro per il mondo. Noi siamo qui, stiamo cercando di farlo, siamo solidali con tutte le forze che a livello internazionale lo fanno. Se qualcuno crede che sia vero quello che dico e crede che sia meglio vivere libero che da schiavo, crede che sia intollerabile avere il padrone d'oltreoceano comandare a casa nostra per portare avanti i suoi progetti di guerra e miseria, noi siamo qui, riconquistiamo la nostra dignità, rialziamoci in piedi e cacciamo via questo invasore, cacciamo via gli occupanti americani, liberiamo l'Italia, liberiamo insieme a tutti gli altri popoli del mondo l'intero pianeta, distruggiamo la dittatura a stelle e strisce che opprime tutti i popoli del mondo, cacciamo gli americani dalla nostra terra. Dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle Marche.